Carissimi ragazzi, buona domenica a tutti innanzitutto. Allora, domenica scorsa non è uscito il video, me la sono presa in totale relax con la mia compagna, quindi non volevo pensare al canale, ma lo faccio questa domenica e parleremo di applicazioni, visto che è da un po' che non lo faccio, e vi parlerò un po' di WhatsApp e delle sue ultime funzionalità implementate, diciamo, nell'ultimo anno. Sì, è vero, ne è passata di acqua sotto i ponti, ne hanno parlato già tutti, ma voglio farlo anche io. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, chi di voi non utilizza WhatsApp? Ormai lo utilizziamo miliardi di noi sui nostri dispositivi, che sia un Android, che sia un iPhone, che sia un computer, perché abbiamo anche la versione WhatsApp desktop e anche Windows Phone, ormai il datato Windows Phone, che qualcuno ancora ce l'ha e lo fa girare. Ma al di là di questo, iniziamo subito a parlare delle funzionalità e iniziamo dalla prima. Ne voglio parlarvi dei messaggi effimeri. Sì, è stata implementata un bel po' di tempo fa, ma a cosa consistono i messaggi effimeri? Praticamente una funzione che, se attivata, ovviamente la possiamo attivare per ogni singolo contatto, e sono dei messaggi che noi possiamo scrivere al nostro contatto con cui l'abbiamo attivato, e sono dei messaggi che si autodistruggono entro 7 giorni. Ovviamente non esclude la possibilità di essere salvati come semplici messaggi di testo oppure eseguire degli screen, e devo dire che WhatsApp però a questo non ha pensato, magari andare a bloccare lo screen, andare a bloccare il copia e incolla dei messaggi e salvataggio delle immagini. Sì, è vero, si autodistruggono questi messaggi, però purtroppo non è che sia molto dalla nostra parte, vi ripeto, si autodistruggono, ma non del tutto, però la privacy comunque non viene mantenuta, quindi se si vogliono salvare, se si vogliono screenshotare, si possono fare tranquillamente. Andando avanti, un'altra funzione che è stata implementata, se non erro, è stata quest'anno, sì, se non erro 2 mesi fa o 3 mesi fa, adesso non mi ricordo nello specifico, sono le immagini, ovvero l'invio delle immagini che può essere visualizzato dall'altra parte della chat una sola volta. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad inviare un'immagine ad un nostro contatto, che sia una foto, che sia un'immagine dalla nostra galleria, basta selezionare l'uno in fondo e il contatto che riceverà la foto la potrà visualizzare una sola volta, anche perché anch'essa a tempo stesso si autocancellerà. Quindi devo dire che questa è una buona funzione che riesce a mantenere la privacy una volta visualizzata l'immagine dall'altra parte. E l'altra funzione che aspettavamo un po' tutti è la funzione multidispositivo. Devo dire che la concorrenza, come Telegram l'ha implementata dagli anni 1800, forse 1700, ma non ci soffermiamo su questa cosa, e la funzionalità devo dire che è abbastanza comoda. Ovviamente bisogna essere beta tester dell'applicazione, quindi iscrivervi al programma beta tester di WhatsApp per avere a disposizione questa funzione. Una volta che vi siete iscritti, nelle impostazioni WhatsApp web, e voilà, essendo beta tester, proprio come è stato scritto, possiamo collegare fino a 4 dispositivi diversi. E la cosa buona, proprio come Telegram, almeno questa l'ha pensata, che possiamo utilizzare WhatsApp desktop oppure WhatsApp da un altro dispositivo collegato, anche se il dispositivo principale non è collegato. Quindi devo dire che sono funzioni sì implementate dalla concorrenza, come dicevo prima, come Telegram, pian piano le sta implementando anche WhatsApp, però la funzione multidispositivo rispetto a Telegram abbiamo il limite di 4 dispositivi, Telegram invece no, ma non ci soffermiamo perché già lo sappiamo. Telegram lo utilizzo anche io e mi ci trovo molto bene, ci stanno svariate funzionalità rispetto a WhatsApp, ma devo dire che WhatsApp pian piano sta cominciando un po'
a scopiazzare, si può dire. Quindi ragazzi, beh, è stato un video un po' leggero, un po' soft, anche perché questo, diciamo, forse sarà l'ultimo video del mese di agosto. Mi prenderò anche io, un po' come tutti, la mia settimana di ferie, quindi ci vediamo forse verso agli inizi di settembre, non lo so. E sto lavorando anche già al video dei 10.000 iscritti, ovvero allo speciale dei 10.000 iscritti. Quindi ragazzi, beh, è stato un video soft, quindi vi aspetto qua in basso nei commenti per parlare un po' di queste funzionalità di cui vi ho parlato. E beh, dai, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Arriviamo a questi 10.000. beh, YouTube ha fatto un po' di casini, prima mi ha dato 10.000, prima me li ha tolti, ma quasi ci siamo arrivati. Quindi ragazzi, iscrivetevi e superiamo questi 10.000 iscritti. E che devi, dopo l'iscrizione attivate la solita campanellina delle notifiche per non rimanere indietro con i video, quindi rimanete aggiornati sempre sui miei video in uscita, e soprattutto condividete questo video. Già lo sapete, mi trovate anche su Instagram @mythicosnake, ve lo ricordo anche l'animazione qua in basso, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao.